È un dato riconosciuto scientificamente. La ginnastica dolce nell'età avanzata combatte l'invecchiamento cerebrale e contrasta il progredire dell'osteoporosi. Inoltre, favorisce la socialità e ha effetti positivi anche sui disturbi dell'umore, che spesso colpiscono l'anziano, che invece rimane isolato o dentro casa. Ma non sempre si hanno le opportunità per praticarla. In questo viene in soccorso della terza età l'UISP provinciale, che ha organizzato nella splendida cornice della Rocca Malatestiana corsi mirati all'anziano all'aperto finché il tempo lo consentirà, dopodiché si passerà nei locali della foresteria al primo piano, recentemente climatizzati e messi a norma dal comune. Durante le lezioni lavoreremo su tutte le parti del corpo, solleciteremo tutti i nostri muscoli, lavoreremo sull'addome, gambe, braccia e faremo anche lavori sulla coordinazione. Questi sono degli esercizi fondamentali per delle persone che iniziano ad arrivare nell'età adulta, per poter appunto sollecitarli sempre in modo produttivo. Ma UISP non ha solo nel suo DNA la missione di promozione dello sport, ma anche quella di favorire la socialità e l'inclusione, organizzando attività motorie per tutte le classi di cittadini, anche con disabilità, come sta cercando di fare per una neonata squadra fanese di basket in carrozzina. A casa sul divano si sta bene, ma qua si sta ancora meglio, quindi magari venite a provare. Stiamo facendo ginnastica dolce per over 65, quindi per persone adulte e persone anziane. E come si fa? Si viene qui il martedì o il giovedì, facciamo due lezioni alla settimana, dalle 9.30 alle 10.30, ci sono istruttori qualificati, ci siamo noi della UISP, quindi si viene. Serve solamente a scopi assicurativi la tessera UISP, che costa 10 euro, si paga una tantum, cioè una volta e poi basta, e il certificato medico non agonistico. E poi continueremo 6 mesi, questo corso durerà 6 mesi, di ginnastica e completamente gratuito. C'è un'altra iniziativa che la UISP vorrebbe lanciare qui su Fano, sempre mirata all'inclusione e al movimento. Sì, non è che la vorrebbe lanciare, l'abbiamo già lanciata e funziona in questo modo. C'è una squadra di basket in carrozzina, non baschi in attenzione, è proprio basket in carrozzina, che si sta allenando in una palestra qua vicino, sulle mura, e cercano giocatori, persone che vada a divertirsi, che abbiano voglia di divertirsi con loro ed entrino in squadra, perché la UISP ha un campionato e Fano potrebbe avere una squadra per partecipare a questo campionato.